Italia, Bergoglio è venuto dopo e se vuole si iscrive al blog. Bene, signori, ora io non so cosa dire. Nel giorno del mio arrivo doveva essere una festa straordinaria. Purtroppo, ciao, purtroppo, ciao. Venite giù, cosa fate là, gli arresti domiciliari da soli? Bisogna essere conviviali in questo momento. Non guardare da distante, sono 40 anni che guardate da distante, guarda come ti sei ridotto, te e lei da soli. E tu anziano, anziano, vieni giù anziano, sei tu che tieni in piedi questo regime, lo sai? Anziano, 8 milioni votano ancora Berlusconi, anziano lo sai? E quando non ti arriverà più la pensione cosa farai? Farai la rivoluzione con noi? Io vi chiedo, anziani di tutto il mondo, unitevi! Anziani, pensate ai vostri nipoti, io sono un anziano, guarda come sono ridotto, potevo fare l'anziano come tutti gli altri, potevo fare il mio pensionato normale, guarda che mostro abbiamo creato, Dio mio, io so che fine farò, mi rottameranno loro e mi manderanno a fare l'europarlamentare, lo so. Signori, il mondo è già cambiato. Tirate giù le bandiere, tirate giù, perché non vedono. Tanto lo sappiamo che siamo tra di noi. Tira giù, tira giù, tira giù, tira giù, tirala giù, non aver paura, conficcatela dentro. Vai giù. In questo giorno di festa, in questo giorno di festa c'è una piccola nota, perché hanno fatto 4 pagine quelli del postal market del PD di Repubblica. Hanno fatto 4 pagine perché un nostro consigliere regionale ha commesso una sciocchezza, non è un reato penale, è una specie di illecito amministrativo, ha dato degli stipendi prima, quindi il TAR ha fatto ricorso al TAR perché la Corte dei Conti ha detto che deve ridare 20.000 euro. Ora, se la Corte dei Conti dice che deve ridare 20.000 euro, lui dovrà ridare indietro 20.000 euro. Per adesso è sospeso, se sarà innocente e il TAR gli darà ragione, sarà ripreso nel movimento. Noi siamo diversi da queste persone qua. Quindi non c'è espulsione, c'è solo una sospensione. Io ho il dovere di far rispettare quelle cazzo di 4 regole che ci sono in sto movimento qua, se no siamo come gli altri. E mentre noi facciamo così e abbiamo un nostro codice d'onore, il PD che fa 4 pagine su un ragazzo così, il PD si dovrebbe vergognare, perché in Parlamento, seduto vicino al Movimento 5 Stelle, c'è un signore che ha un mandato di cattura dalla Procura siciliana per associazione a delinquere. Associazione a delinquere e riciclaggio di soldi per una questione di cose che ha fatto in Sicilia, si chiama Genovese e è lì. Non lo manda via nessuno, non l'ha sospeso nessuno, è rincorso da un mandato di cattura dalla Procura di Messina. Allora, una diversità ci sarà fra noi e questa gente qua. Ci sarà una differenza, sì o no? Allora, io... È nata qui, è nato qua, a Bologna, una città molto complicata, una città dove c'era una volta il PC, ve lo ricordate una volta il PC? Era un sogno il PC, era un vecchio sogno, era un sogno di comunità, era un sogno dei festival dell'unità, tu friggevi, l'altro dava una mano, l'altra portava, era un sogno di comunità che è svanito sotto i nostri occhi, è svanito perché è stato applicato male. È stato applicato male, è svanito, oggi si è metabolizzato il PC, oggi non abbiamo più di fronte i figli degli operai, abbiamo di fronte i figli dei massoni, è completamente diverso questa peste rossa che entra da tutte le parti e in tutti i livelli, e voi lo sapete, e fate finta di niente, forse vi è convenuto per tanti anni far finta di niente, adesso non si può più, non c'è più niente. Adesso non conviene più a nessuno, o facciamo un cambiamento. Io sono qua perché sono stato costretto, noi siamo stati costretti a immaginarci qualcosa di diverso. In questo capitalismo non funziona, non è applicato male, è proprio questo il capitalismo, è questo, con gli effetti collaterali che ha. Il capitalismo va in Grecia, disintegra la Grecia, è come se niente fosse, poi va in un'altra nazione, va in Spagna, viene in Italia, gira il mondo e disintegra dove passa.
Dobbiamo avere un piano B, sì o no? Io voglio un piano B. Voglio capire come resisterà mio figlio e mio nipote. Ecco perché mi sono messo in gioco. Allora, le difese quali sono? Io non lo so. So solo che abbiamo fatto questo movimento che è diventato una comunità. Stiamo girando, io di nuovo col camper, giro tutta l'Italia e sono partito dalla Sardegna, dalla Sicilia. Sono stato in Puglia, sto venendo su piano piano ed è una marea ancora più grande dello tsunami. Sta succedendo, sta proprio succedendo nei nostri occhi. Non fate finta che non ci sia già un cambiamento, c'è già un cambiamento. Lo percepiamo a pelle, questo non è un comizio. Io non sono venuto a chiedervi voti. Sono venuto solo a dire che se state lì a guardare dalla finestra non cambia mai niente questo paese, non cambierà mai niente. Il movimento, questi sono giovani, questi giovani qua, un anno fa, i 160 parlamentari che abbiamo in Parlamento e quelli che manderemo al Parlamento europeo, ecco, quelli che manderemo al Parlamento europeo sono giovani che non scappano dall'Italia. Sono dall'Italia per andare a cambiare l'Italia a Bruxelles, è molto diverso scappare o partire. Ora io ero un comico, lo capisci che ero un comico io? Non posso neanche fare le battute, non posso farlo, ci sono tutte le televisioni. Noi siamo, ogni periodo ha il suo fascismo, dicono che io sia un fascista, mi chiamano fascista su quei giornali lì e nelle televisioni, fascistello populista. Ogni periodo ha il suo fascismo. Che si insinua dentro, non te ne accorgi perché non è più il fascismo militarizzato o con l'ordine pubblico, è un fascismo molto diverso, è un fascismo, esiste e nasce quando migliaia, milioni di persone non hanno più voce, ecco dove nasce il fascismo, quando l'informazione è depistata da questi mezzi di informazione perennemente, ecco dov'è il fascismo, ecco. Quando blocchi la scuola, quando blocchi l'intelligenza, quando blocchi il senso critico, il giornalismo ha quel dovere lì di servizio pubblico. Il giornalista non esiste, esiste il giornalismo come servizio pubblico per accentuare il senso critico dei cittadini. Dov'è il nostro senso critico? Abbiamo paura, abbiamo ansia, non sai più come comportarti. Non hai rapporto perché lo Stato non c'è più. Quando vedi lo Stato che tratta con geni a carogna, va benissimo così, ma io non mi scandalizzo perché il capo della polizia va a trattare con geni la carogna. Io mi scandalizzo quando il Presidente della Repubblica riceve un condannato in via definitiva al Quirinale. Ecco dove mi scandalizzo io. Mi scandalizzano queste cose. Io ancora. E allora Berlusconi va in televisione zampetta da una televisione all'altra per tenere in piedi le sue aziende e basta, perché stanno andando a picco. E lui si rivolge agli anziani, si rivolge all'anziano. Ecco, allora, vedi che ti ha già mollato la tua compagna, non ce la fa più, sei rimasto da solo. Bene, si rivolge agli anziani dicendo: guardate che Grillo, se va al potere, Grillo è cattivo. È cattivo Grillo, vi toglie la pensione, è il Führer, sono Hitler. E magari la pensionata di 80 anni dice: cazzo, è cattivo, grida, lo vedo gridare, grida, sputa, sbavazza, dice le parolacce. È chiaro che una persona di una certa età si spaventa, ma la mia rabbia non è cattiva, la mia rabbia anzi è una rabbia buona. È una rabbia che ha permesso di aggregare a un sogno 9 milioni di persone, forse anche 10. Ed è bellissima anche la parolaccia, Dio mio. Io voglio fare un elogio davanti a San Francesco, le diceva anche lui le parolacce, quando i piccioni gli cagavano in testa, andatevelo a leggere. Allora, gli cagavano in testa, però lui ci parlava. Allora, la parolaccia è buona. La parolaccia serve a veicolare un concetto con più forza, fartelo arrivare, è buona. E io sono cattivo, è vero, io sono cattivissimo, non cattivo. E io vi dico cosa faremo i primi 100 giorni a questi che ci dicono che siamo cattivi. Vi dico quello che faremo i primi 100 giorni con i giornali, che ci massacrano tutti i giorni, che vengono qua a fare una ripresa della piazza alle 4 del pomeriggio e poi fanno l'inquadratura dal basso verso l'alto, in modo che la piazza era vuota e Grillo parla ai soliti fan scatenati. Ecco cos'è.
Ecco cos'è. Nei loro giornali, dove io sono l'estremista, dove sono il fascista, sull'unità. Io sono quello lì, e i primi 100 giorni, il primo giorno, quando andremo a governare questo paese, perché ci andremo, ce lo meritiamo di governare, ma ci andremo in modo pacifico. Quale violenza? Fossimo violenti, sarebbe successo il finimondo in questo paese qua. Abbiamo stoppato la violenza in questo paese. In tutta Europa sono saliti al potere i nazisti, i fascisti. Guardate Alba Dorata in Grecia, guardate Le Pen in Francia, guardate in Ungheria il 20% del partito nazista. Se qui non si è formata, noi abbiamo inventato il fascismo e l'abbiamo esportato in tutto il mondo. Se qui non è nata una forza violenta, è perché ci siamo noi che facciamo da cuscinetto. Perché La nostra violenza è andare per banchetti, raccogliere firme, andare a farsi votare, a farsi eleggere. Ecco qual è la nostra violenza. E non prendere soldi. Noi facciamo quello che abbiamo detto, cari signori. Qui verranno tutti, verranno in questa piazza o in altre piazze, li sentirete parlare, quei pochi che si azzardano senza scorta, perché non si azzarda più nessuno, caro, eh? Non si azzardano, mettono il telefono e poi si accorgono che come escono, basta, come? Si accorgono. Scajola è rimasto sorpreso. Scajola è l'uomo più sfigato del mondo, è sfigato, è tra la casa che non sapeva. E adesso i giornali titolano arrestato Scajola e Grillo. Scajola e Grillo. Non ci mettono il nome di quello che hanno arrestato, Scajola e Grillo. E allora il pensionato alla finestra, il cetello lì lo sapeva, che era cattivo. Non sono io! Ecco, la prima cosa che faremo a questi giornali sovvenzionati dalle nostre tasse, toglieremo i rimborsi agli editori, se l'unità vuol scrivere le cazzate che dice, se le pagano i loro lettori. L'editore diventa puro! L'editore non può possedere più del 10% della proprietà, il 10% della pubblicità. O diventa puro o ridà indietro l'eccesso di quote che ha. Non c'è al mondo una Confindustria al mondo che ha una radio e un giornale. Non c'è al mondo una persona che fa aziende nel carbone, nelle rinnovabili. Parlo di De Benedetti, tessera numero uno del PD, che vive in Svizzera. Quello che dice che io sono un fascistello populista, lui dalla Svizzera. La prima cosa che faremo è andremo a vedere il signor De Benedetti quanti soldi aveva prima, quando ha preso l'Olivetti in mano, la più grande azienda stratosferica di informazione d'Europa. Andiamo a vedere quanti soldi aveva De Benedetti quando l'ha presa. Andiamo a vedere quanti soldi ha De Benedetti dopo che ha lasciato l'Olivetti. L'Olivetti che aveva 70.000 dipendenti, 32.000 ingegneri e oggi ha 400 dipendenti che montano una stampante coreana. Andiamo a vedere i suoi conti, non i miei. Pioggia dorata di soldi sul blog di Grillo. Vergognatevi, vergognatevi. Io ho fatto vedere il mio 740, l'ho pubblicato, è libero. Andate a vedere quanti soldi ho fatto io in questi 4 anni. Ma va bene così, ci mancherebbe. Li ho fatti prima. Me li avete fatti fare voi. Non ve li ho presi subdolamente dalle tasse. Siete venuti a degli spettacoli. Io vi facevo ridere e voi mi davate quei 30 euro. E che cazzo? E allora, mi avete fatto stare bene. Oltre. Ecco perché sento il dovere di ridarvi indietro qualcosa. Ecco perché sono uscito. Ecco perché. E non c'è cazzo, e questa cosa li fa impazzire che una persona come me, che poteva starsene tranquillo, godersi i soldi, li fa impazzire che uno può fare delle cose per gli altri senza averne un beneficio economico di ritorno, li fa impazzire perché non riescono a capire, è gente senza emozioni. È gente che sono preda di una malattia, bisogna osservarli in un altro modo, se no non capisci la realtà. O vai a casa, come nel castello dei destini incrociati di Calvino, vai a casa e ti appendi per i piedi e guardi il mondo alla rovescia. Allora qualcosa puoi captare, ma lo devi vedere dal punto di vista psichiatrico questo mondo qua, se no da neurologo, se no non lo capisci, non lo riesci a capire. Questo è un mondo così, al contrario, ed è un mondo strano.
E allora i primi giorni faremo questo, toglieremo i rimborsi, toglieremo anche l'albo dei giornalisti, che non esiste al mondo l'albo dei giornalisti. Il giornalismo lo fai tu, lo faccio io, siamo giornalisti di noi stessi. Ecco perché vi prego di non dare il voto a nessuno, diremo tutti le stesse cose, ma siate curiosi almeno, per Dio, vi chiedo un po' di curiosità, non vi chiedo il voto, vi chiedo di non starvene dalle immagini o le inquadrature di una televisione pubblica che costa 1.700.000.000 e mantiene 13.000 dipendenti sottoutilizzati per dare il 60% del fatturato a società fuori, fatti dagli amici degli amici e dei parenti, 1 miliardo di soldi. E quando vai, noi abbiamo uno dei nostri che fa la vigilanza RAI, abbiamo chiesto i nomi delle 5 società che gestiscono 1 miliardo di soldi pubblici, si chiamano le Happy Five, le 5 allegre. Il CDA ha detto non possiamo, sono dati riservati, una televisione pagata dai pensionati, da questa gente a cui adesso vogliono che gli diate il voto, pagate da voi, e vi prendono ancora di più per il culo. C'è una presa per il culo totale. Perde 250 milioni all'anno, l'anno scorso, la RAI. Medias perde 200, l'altro ne perde 50. Questi che fanno l'opinione, plasmano l'opinione, gli si sta scavando la fossa da soli, si scavano la fossa. Allora c'è la rete, noi siamo un prodotto di rete, noi bypassiamo i radar di questa informazione qua, la bypassiamo, non c'è nessuno oggi, in 30 secondi siamo già online per far vedere la piazza, non hanno scampo, fanno figure di merda, non con me, non con noi del movimento, con i cittadini che dovrebbero tutelare con la loro cazzo di informazione. Noi facciamo così. Un'altra cosa che faremo nei primi 100 giorni, perché siamo cattivi, allora prima di mandarli tutti a casa, questo è stato il nostro slogan quando ci siamo presentati alle elezioni politiche, noi non abbiamo cambiato una virgola, bisogna che facciate questo calcolo, guardate chi vi dice le cose perché diremo le stesse cose. Guardate chi mente e chi non mente. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo detto. Non abbiamo fatto alleanze quando arrivavano lì facendo finta di fare un'alleanza la sinistra con noi, quando voleva 11 senatori per governare senza di noi. Noi siamo il primo movimento in Italia, il primo. Se lo devono mettere in testa, ci devono rispettare, considerare. Noi grillini. Si sorprenderanno come si sono sempre sorpresi, specialmente a Bologna, quando eravamo 40.000 nel 2007, ci siamo materializzati dalla rete e si sono sorpresi. Dove sono usciti questi qua? Si sorprenderanno anche stavolta. E prima di mandarli a casa tutti, facciamo quello che ci fanno a noi, con i redditometri. Vogliono sapere i 1.000 euro dove vanno. Vogliono sapere se tu porti dei soldi più di 1.000 euro, che cosa ne fai, chi te l'ha dato. Ce l'aveva mio nonno sotto il materasso. Non si può, bisogna vedere il materasso. Allora, noi invece vogliamo vedere come loro spendono i nostri soldi. E soprattutto, populista! E allora... Populista è la più bella parola che c'è oggi in politica, è la più alta perfezione della politica oggi, il populismo, Dio mio. E dire di no è la più alta forma di fare politica, dire di no a questa gente, non dire di sì, dire di no, basta. Bene, noi faremo il politometro, guarderemo quanto hanno guadagnato. Abbiamo già, sono tutti ingegneri informatici, abbiamo già gli algoritmi, incrociamo 4-5 dati, non ci vuole molto. Ecco perché sono terrorizzati, noi lo facciamo. Questa gente ha rubato, secondo la Corte dei Conti. Io do ragione alla Corte dei Conti, anche quando viene contro di noi. Non mi permetto di dire che sbaglia la Corte dei Conti, fino a prova contraria. Poi mi autosospendo, faccio una mia indagine, vado al TAR, se il TAR mi dà ragione, torna tutto come prima. Però sino adesso la Corte dei Conti ha detto delle cose molto importanti in questo paese. Ha detto che 3,5 miliardi della politica sono stati rubati agli italiani con una truffa semantica. Io ero venuto a dirvele queste cose, che ci truffano con le parole.
e con una truffa semantica passata da investimenti a rimborsi ci hanno portato via 3,5 miliardi. Questi 3,5 miliardi dove sono? Io li rivoglio indietro, noi non abbiamo preso i 42 milioni, devono ridarci i soldi che hanno investito nelle loro fondazioni da 2.350 immobili, dai loro conti correnti, dai loro cazzo di scudi fiscali di merda che si sono ripuliti i soldi col 5% e a te ti affossano l'azienda, la casa con Equitalia e loro col 5 sono a posto. Io sono sempre stato così. Sono sempre stato così. Mi ritrovo a essere un leader politico. Allora vengono da me e con Renzi e questo è Bettino. Guardate che questa gente qua, dal punto di vista neurologico, bisogna che li guardi. Sono persone, le Bettino, rigor mortis, Letta, tutta gente, tutti i nostri ministri dell'economia che arrivano dalla JP Morgan, tutta questa Morgan e Stanley, tutta questa gente qua, devi guardarla, analizzarla dal punto di vista psichiatrico, se no non riesci a capire. È gente che ha una malattia che si chiama alessitimia, che è una malattia vera in neurologia, significa che non hai la capacità di riconoscere le emozioni tue e le emozioni degli altri. Ecco perché sono così, non hanno le parole per definirle. Io mi incazzo, sono vivo, sbaglio anche per voi. Io sono un rabdomante che vado in giro con un iPhone e dico guarda un po' lì, vai a vedere lì, non guardare lì, vai a vedere, più di lì non posso andare, poi faccio le mie cappelle. Ma sono umanamente una persona sensibile, mi incazzo, mi commuovo, ho i miei sentimenti, no? Guarda questa gente qua, che non li recepisce perché non li sa, non ce l'ha, non ha le parole per definirle. Fanno 2 più 2 fa 4 e quel 4 lì anche se causa migliaia di morti, decine di migliaia di aziende che chiudono, gente che si ammazza, loro hanno fatto 2 più 2 è 4. Non gliene frega un cazzo che dietro quella operazione lì ci sia una tragedia umana. E le Bettino è così, fa finta, lo vedi, vuol fare il simpatico e non c'è più persona antipatica di quello che vuol fare il simpatico a tutti i costi. Mi sono rotto i coglioni io di questa gente finta, che vive sulla menzogna perché non c'è un giornalista che durante l'intervista dica ma lei ha detto una cosa che non è vera, qua ci sono le carte. Noi siamo andati all'Expo. Ci siamo andati perché la magistratura ha reagito dopo 3 giorni, perché siamo andati con 40 parlamentari e ci hanno dovuto aprire i cancelli. E io ho parlato proprio con quello che hanno arrestato, che mi diceva tutto a posto, qua non succede niente. E io dicevo, ma come tutto a posto? Non c'è un cazzo, c'è un campo di 1,5 milioni di metri quadri, non c'è nulla. Ma il business dov'era? Non era dentro l'Expo. Che già una concezione del Settecento, perché l'Expo lo potevi fare in un'altra maniera, lo potevi fare frammentato in tutta la Lombardia, in tutta l'Italia. Fai venire 20 milioni di stranieri, organizzi un Expo nazionale, li porti a far vedere come fanno la piada, come fanno il formaggio, come fanno le cose, li porti dentro lì con un piano online di turismo meraviglioso. Non li fai assaggiare un cazzo di formaggio sotto una tenda nel posto più brutto del mondo, vaffanculo! Poteva essere una grande occasione, ma non gliene frega nulla, perché il business non era quello, il business era attorno a fare sopraelevate, fare tangenziali, fare un'autostrada da 15 corsie da Monza a Milano, 15, sopraelevata che passa vicino alle case. A Paderno Dugnano ci sono andati. E mentre facevano i loro appalti, i nostri consiglieri regionali, liberamente eletti dai cittadini, li hanno chiusi fuori dal consiglio regionale, chiusi fuori, come fanno in Parlamento, che con la Maria la Dolorata, la Boldrini, si chiude dentro e legiferano. Lo fanno anche nei comuni e lo fanno nelle regioni. E la regione Lombardia ha chiuso i consiglieri lombardi fuori. Hanno chiamato i carabinieri hanno detto non possiamo, non abbiamo la giurisdizione per entrare dentro. È uscito il presidente del consiglio regionale, ha detto non potete entrare, stiamo deliberando sugli appalti e voi non dovete metterci becco. Noi non dobbiamo metterci becco, hai capito? Noi non dobbiamo metterci becco in niente. Ci metteremo, oltre al becco, ci metteremo anche una roba... Altro che becco, vedrai cosa ci mettiamo.
e siamo andati dentro e gli appalti erano divisi. Erano divisi destra e sinistra, le Coop Rosse, la Coop Rosse non prende tangenti, lo so, c'è un bell'articolo oggi del presidente delle Coop che dice noi siamo diversi, Greganti non era con noi, loro non prendono tangenti, loro prendono, loro vanno, si presentano agli appalti col 30% in meno, prendono l'appalto e poi in via di lavori aumentano del 30% i loro lavori, se li recuperano così. Gli altri, Mantovani, la destra, c'erano tutte le aziende in appalto, del subappalto, del subappalto, del subappalto. Funziona così, funziona l'appalto del subappalto, del subappalto. E allora ecco, tangenti, tangenti, procedure e responsabilità. Io arrivo da Pompei, 60 km quadrati di città, c'è il mondo a visitarlo. C'è il mondo e un bambino capirebbe che non ci vogliono gli appalti per gestire Pompei, ci vuole una manodopera lì, una manutenzione ordinaria di muratori, elettricisti, idraulici che siano lì, fissi, non l'appalto quando è crollato il muro di Pompei, perché l'appalto usa 100 milioni, 150 milioni, questo è un mondo da rifare, di mettersi. Io ho sempre fatto queste cose, signori. Anche quando non c'era il movimento, non potete dirmi che io vado a Piombino perché sono sotto elezioni. Io sono nato in un cantiere, sono nato in un cantiere a Genova. Gli altiforni li abbiamo inventati noi all'Italsider. So come è un altoforno, cosa vuol dire. So che quello lì non è più un lavoro. Sotto questa parola, lavoro, 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 è una parola orrenda diventata il lavoro, un ricatto alle nuove generazioni, il lavoro, o fai questo o vai fuori dai coglioni, non c'è neanche più un diritto, il lavoro, il lavoro, il lavoro, fare il minatore nelle miniere di carbone nel Sulcis è un lavoro, morire a 55 anni di tumore ai polmoni è lavoro, andare in un altoforno e ammalarsi è un lavoro, il lavoro sotto questa è diventato un ricatto perenne, ecco perché nel nostro programma abbiamo una cosa che si chiama reddito di cittadinanza, perché il lavoro, questo lavoro, tanti lavori, non tornano più. Non tornano più quei lavori, te li devi reinventare. Devi capire fra 20 anni dove andiamo. Ma se mettiamo ministro del lavoro uno che ha una frangetta come negli anni 60, se mettiamo come ministro dell'economia un banchiere che parla di spread, di soldi, l'economia è un'altra cosa. L'economia ci deve dire cosa produrre e cosa non produrre nei prossimi 20 anni. Se devo investire in biciclette o in automobili, se devo investire in ambienti, in piste ciclabili o in ospedali, mi deve dire questo. E come produrre? Con che energia? Sono lì i nuovi lavori, passare dal fossile a rinnovabili. Tassi il fossile, sposti il carico fiscale sul fossile, sull'uso e getta, sul monouso. E detassi le rinnovabili. Abbiamo gli edifici, gli edifici. Quanto spendi di riscaldamento? Quanto spendi di riscaldamento? Dicelo! Un botto. Perché? Un botto. Allora, perché? Perché non si possono mettere l'efficienza energetica agli edifici? Con la gente dentro, lo fanno in Alto Adige. Il 98% di edifici da mettere in efficienza sono abitati. Quindi lo puoi fare senza mandare via le persone. Lo puoi fare detassando quei lavori lì se uno ci mette dei soldi. Come fare? Fai un cappotto esterno, metti i doppi vetri, la gente non deve andare via, metti un cogeneratore a olio di colza che fa energia acqua calda e passi da edifici che consumano 450 kWh per metro quadro a 4 kWh per metro quadro. Puoi fare edifici che danno energia. Se fai rete, la tua città compra la distribuzione, la rete, ce la scambiamo tra noi l'energia. Non l'andiamo a prendere da Putin, non l'andiamo a prendere nei paesi dove fanno guerra per portarci il gas. Non abbiamo bisogno del gas. Io ho fatto una battaglia nel Modenese, se vi ricordate, nel Modenese. Quando c'è stato il casino, ci sono stati i terremoti, il fracking, stavano bucando, 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 la gente non sapeva un cazzo. E il sindaco di Villa... come si chiamava? Di Castel Emilia. Eh? Castelfranco Emilia. Mi manda un giorno una lettera e mi dice, caro Grillo, sindaco del PD. Dice, non c'era il movimento, c'era il blog. Mi dice, qua stanno facendo qualcosa di strano. Stanno stoccando 3 miliardi e mezzo di gas
di metri cubi di gas sotto il culo del mio paese e degli altri paesi vicini e noi non sappiamo niente. Puoi fare qualcosa? Allora, io ho scritto quella lettera, l'ho pubblicata sul blog. Dopo due giorni mi richiama il sindaco, questo sindaco del PD, e mi minaccia. Mi dice: non dovevi pubblicarla, toglila, toglila, toglila subito, toglila, che il PD mi sta facendo il culo, mi vogliono mandare via. E io ho detto: io non tolgo un cazzo, o fai il sindaco o fai il servo del tuo partito. E allora che cosa è successo? Che stoccano il gas, non perché ne abbiamo bisogno. Non perché ne abbiamo bisogno, lo comprano d'estate che costa meno, lo stoccano e lo rivendono in Europa d'inverno che costa di più. Noi facciamo da serbatoio, con miliardi di metri cubi sotto il culo di gas, con fracking, vanno a prendere il fracking con le trivellazioni orizzontali, 5.000 sotto e 5.000 in orizzontale. Poi mettono cariche, che si chiama fracking, cariche per bloccare quel sito lì e riaprire il pozzo dall'altra parte. E noi abbiamo i terremoti. Oggi sono andato a Mirandola a dare quello che abbiamo promesso. L'abbiamo promesso di dare i soldi che avanzano e gli abbiamo portato l'ultima tranche di 430.000 euro avanzati dai nostri soldi, dalle nostre campagne. Io voglio dire che abbiamo un merito e ce lo dobbiamo prendere questo merito. Facciamo quello che diciamo. Bene, non siamo migliori. Io non mi sento migliore di nessuno. Non mi sento migliore. Non mi sento migliore perché non ho studiato la persona per bene. Oggi sei onesto o lo sei dentro o non lo sei. Io sono venuto su con i miei genitori. Mio padre era dal 1898. Che dialogo ci poteva essere con me che aveva 50 anni di più? Però mi ha insegnato col suo comportamento tre cose. Di non metterlo in culo agli altri. Di stare con mia madre e non avere amanti in giro. Mi ha insegnato tre cose che io spero di dare ai miei figli col mio comportamento. Non ho studiato da onesto. È un tic essere onesti per noi. E allora che riforma dobbiamo fare? Che riforme dobbiamo fare in politica? Ce n'è una sola, mandare a casa questi e mettere dentro al loro posto persone oneste. Serve altro, non serve altro! I piani, che cos'ha il programma? Vaffanculo te il programma! Chi è che vota il programma? È una vita che sentite il programma, ne hanno rispettato uno! Allora, noi abbiamo abbiamo cambiato già il Parlamento, l'abbiamo già fatta la rivoluzione. Abbiamo fatto una rivoluzione epocale, dove noi votiamo online, col mio iPhone ho votato, le mie preferenze. Nessuno nomina nessuno. I 73 che andranno in Europa, li ho conosciuti una settimana fa a Milano, ne conoscevo una decina. Gli altri, piacere, piacere, Gino, piacere, Beppe, piacere. E mi dicevo, io non li conoscevo. E secondo la stampa li ho nominati io dall'alto. Non li conoscevo. E detto, ma come ti chiami? Ma tu chi sei? Io sono Grillo, e tu? Cioè non ci conosce mai. E ci hanno preso in giro. Nomina degli sconosciuti. È il nostro orgoglio. Sono sconosciuti, è il nostro orgoglio. E sono sconosciuti soprattutto alle procure di tutta Italia. Ecco la grandezza. E non abbiamo fatto quote rosa del cazzo, non le abbiamo fatte quote rosa nominati dai segretari. E sono venute spontaneamente, quando lasci libera scelta di decidere. La gente sceglie il 50% di donne e il 50% di uomini, come da noi. Beh, ci siamo qua, c'è qualche travestito, però. Allora noi abbiamo introdotto qualcosa che non c'era prima e sono già sconvolti. Sono già sconvolti perché per la prima volta hanno visto girare lì una persona che non avevano mai visto da 40 anni, giusto? L'onesto si aggirava così. E tutti che dicono, chi è quello lì? Stai attento, è l'onesto. Perché l'onesto è poi curioso, è una bomba l'onesto curioso. L'onesto non ci sta a non capire un cazzo, l'onesto. E questa gente ha sempre votato in Parlamento leggi che non riuscivano a capire. Ecco la loro disforme personalità. Perché quando fai quel lavoro lì che devi votare sì o no, una cosa che non capisci, diventi un frustrato. E sono gente frustrata, sessualmente frustrato. Il nano prima è sempre i bunga bunga, poi si è rotto un polso perché sennò diventava cieco. Poi il ginocchio perché poi dicevo, di che duro, cos'è la rotula nel buio. E adesso...
Allora, noi abbiamo messo queste persone che vanno a controllare che cosa vuol dire la legge di stabilità, per esempio. Vai a leggerla. Non è in grado nessuno di capirla. È questa la loro forza. Farci credere che la politica è qualcosa di complesso. L'arte della complessità, diceva Vendola. Vendola diceva l'arte della complessità, la palingenetica per l'alterazione dell'io cosciente che si infutura nell'antropoformismo universale. Ma vai a fare in culo te. Se c'è veramente. Ho detto un'altra parolaccia, ci farà il titolo il TG1. Grillo e io, vaffanculo, e chiudono il collegamento. Ecco chi è Grillo. E i pensionati, vedi che uno che parla male non si può votare. Allora, noi andiamo a controllare cosa vuol dire il comma 7 che modifica il comma 5 della legge 14 che modifica la legge 17. Andiamo a vedere. E non possiamo starcene lì a vedere che prendono la Costituzione e la massacrano. Siamo andati sui tetti, facciamo anche gesti goliardici. Quando ti mettono al muro col 25 e non ti fanno respirare, qualche scatenamento ce l'hai, sono ragazzi giovani ed è giusto che lo facciano. Sono andati su per difendere la Costituzione. Costituzione che ci mettono mano i costituzionalisti. Abbiamo la Corte Costituzionale. Sono tutti nati nel 1930. Persone meravigliose, ma efficaci. Per dire che una legge elettorale che avevamo al Porcello, per dire che era anticostituzionale, ci ha messo 7 anni. Sono lenti ma inesorabili. 7 anni. Ma io ho bisogno di qualcuno che mi spiega la Costituzione. Secondo voi i costituzionalisti che hanno scritto la Costituzione, che erano galantuomini, grandi persone, l'hanno scritta per farcela interpretare da gente che fa il costituzionalista. Ma io me la sono letta. Mi sono letto i 139 articoli, mi sono letto, ho le parole, 9.439 parole divise in 480 periodi. Ogni periodo è sotto le 20 parole, 19 parole e mezzo. L'hanno scritta apposta che ogni periodo deve avere meno di 20 parole, perché è più intelligibile, più comprensibile. L'avevano predetto. Noi non abbiamo bisogno che uno ci spieghi che cos'è la Costituzione, ce la dobbiamo leggere paragrafo per paragrafo, episodio per episodio, nelle scuole, insegnarla, ripeterla e farla. E allora diventeremo uno Stato. E allora quando metteranno negli stadi e canteranno l'inno nazionale Fratelli d'Italia, lo fischiano, e giustamente fischiano questo cazzo di inno d'Italia, perché non c'è più l'Italia, non c'è più lo Stato. E lo Stato, Fratelli d'Italia, fratelli di chi? Fratelli di chi? Fratelli dei piduisti, dei camorristi, fratelli dei massoni, fratelli di gente condannata che è lì dentro, fratelli di chi? Fratelli che in qualsiasi cosa c'è un'associazione a delinquere, che non si capisce neanche più cosa sia oggi un'associazione a delinquere, di stampo mafioso. Che cos'è la mafia? Sarà mica quello che dice minchia di 90 anni che sta lì con l'Alzheimer, il mafioso dei mafiosi. Oggi ci sono i figli, laureati ad Harvard, parlano 3 lingue, sono nei consigli di amministrazione delle banche, delle finanziarie, a Ginevra, a Milano. Ecco chi sono i massoni, sono in Parlamento. Associazione a delinquere di stampo mafioso. Vai a vedere quando arrestano per associazione a delinquere di stampo mafioso chi c'è. C'è sempre un politico, un uomo d'affari, un banchiere, un commercialista, un notaio. A volte non c'è neanche il mafioso. Allora che cazzo di associazione a delinquere di stampo mafioso è? È la legge che è diventata mafiosa. È la legge che ti mette fuori legge. Anticipano sempre. Ho paura di queste leggi che penalizzano. Che penalizzano con la violenza, penalizzano. Io voglio capire del perché nascono focolai di violenza. Voglio capire. E dovrebbero ringraziarci che in Italia non sono nati i focolai di violenza, perché ci siamo noi che siamo la loro assicurazione sulla vita. E se dovessimo perdere noi, li lasciamo al bando, che vanno a fare in culo loro e questa Italia. No, non ce ne andremo, non ce ne andremo, è uno scherzo. Ogni tanto vi minaccio. Il lavoro. Noi facciamo il reddito di cittadinanza e alcuni operai arrivano, sindacalisti, responsabili della disintegrazione del lavoro. Ma voi, qua siamo in una città importante,
in una regione importante di partigiani, di gente che ha lottato per i diritti minimi civili delle persone, e ce le vediamo portare via l'acqua, la sanità, la scuola, l'energia, ma ce le vediamo portare via da questi dilettanti. Guardate che il welfare non è qualcosa così che ci si può portare, il welfare è un linguaggio. Non avrai più le parole per difendere. Io voglio difendere la mia acqua, il mio territorio, la mia cultura, la mia università, la mia scuola, la mia sanità. La voglio difendere e la difenderò fino alla fine. Non me la faccio portare via da quattro cazzoni finanzieri di un conto che si chiama BlackRock americano. Arrivano qua e Lebetino va lì a parlare in televisione, a mentire, mentire. Abbiamo abolito le province, non è vero. L'avete chiamata in un altro modo, perché aumenteranno di 36.000 i consiglieri comunali e di 5.300 gli assessori. Risparmio quasi zero, lo dice la Corte dei Conti. 80 euro, Dio mio, 80 euro è una presa per il culo. 80 euro, non li voglio. 80 euro, presi da dove? Presi da dove? Danno 80 euro, poi li tolgono e tolgono l'assegno del coniuge a carico. E andiamo a vedere, li sputaniamo in Parlamento, dove è scritto? Dove è scritto che avete tolto l'assegno del coniuge a carico? E loro dicono no, intanto hanno cambiato la parola, non l'abbiamo tolto l'assegno del coniuge a carico, l'abbiamo armonizzato. Armonizzato, che se tu vai alle poste e dici il mio assegno per il mio coniuge a carico, no, non si preoccupi, lo stiamo armonizzando in questo momento. Hai capito? Prese per il culo, cambiano le parole, da imputato a indagato, da indagato a imputato, per loro è la stessa cosa, per favorire la mafia, per favorire i rapporti che hanno, pericolosi. Allora, se sei indagato, una volta, prima che facessero questa legge infame, indagato ti potevano mettere agli arresti domiciliari perché potevi inquinare le prove, eri indagato. Adesso devi essere imputato. Per essere imputato ci deve essere un processo a carico su di te, e finché non c'è il processo non ti possono dire niente e puoi continuare il tuo lavoretto di politico di infimo ordine. Il 416 ter che disponeva, ve ne hanno già parlato, disponevano, hanno diminuito le pene minime da 7 anni a 4, in modo che 4 c'è il patteggiamento a due rientri e poi usufruire, cioè non possono toglierti, poi togliere, perché mi fai questo adesso? Puoi di nuovo ricandidarti perché patteggia 2 anni e puoi ricandidarti. Sono i favori al nano e il nano fa i favori a quell'altro. E quando sono andato lì, che tutti mi hanno detto perché non hai parlato con Lebetino? Perché non hai parlato? Io volevo parlare, sono andato lì per fare il cazzone e non dire niente e non farlo parlare. Prima di sedermi lì mi dice, una giovialità, un'amicizia pazzesca, mi dice guarda che io per l'amor di Dio, io non voglio niente da te, non voglio né fiducia né niente, io voglio solo che mi stai a sentire in silenzio che io devo dirti delle cose. Così mi ha detto. Allora io ho pensato che cazzo mi deve dire questo qua? Mi deve dire tutto il mio programma, mi deve dire le balle che racconta, mi deve dire quello che aveva detto una settimana prima, non sarò mai primo ministro senza le elezioni. Non farò mai le scarpe a Letta, mi racconta delle balle, io sto a sentire uno che racconta delle balle. Allora io ho guardato lui e mi sono visto io e mi sono visto con gli occhi vostri e ho detto cazzo siamo in due, ma io perlomeno sono un comico che è un capo politico e rappresenta oggi 10 milioni di persone. Questo qui che cazzo è? Chi l'ha eletto? Da dove viene? Hanno spostato tutte le decisioni, piano casa, economico casa di ieri, articolo 13, di nuovo, la politica, dice Lebetino, deve stare fuori dall'Expo, la politica deve stare fuori, l'ha detto sul Corriere, come fa a stare fuori se è tutta dentro? Deve stare fuori e nel DEF, cioè nel piano economico casa, articolo 13, noi abbiamo le carte, danno 25 milioni di euro all'Expo, lo rifinanziano dopo che sono quasi tutti in galera, che si sono divisi quei pochi spiccioli, lo rifinanziano con i soldi di chi? Aumentando di nuovo le accise sulla benzina, di nuovo con i nostri soldi. Questa è la politica che deve stare fuori dagli affari, hai capito? Io sono stufo,
Ecco perché voglio il reddito di cittadinanza. Non esiste che noi aumentiamo il nostro PIL, siamo sotto lo 0,9. La produzione industriale in base annua è diminuita dello 0,4%. Non c'è un parametro, i prestiti delle banche sono diminuiti quasi del 25% su base annua. Signori, sta peggiorando qualsiasi cosa, sta venendo giù tutto, è tutto virtuale, è tutto spread. Le banche che stampano soldi dal nulla, creano soldi dal nulla. Stampano soldi, danno carte di credito, biglietti. La banca, non c'è niente di una banca, è un algoritmo. Non c'è nulla dentro una banca. C'è solo un'enorme presa per il culo della gente che non sa capacitarsi che cazzo sia una banca. Andate in quattro a ritirare i vostri conti correnti, non ve li danno perché non ci sono. Abbiamo nel mondo 200 milioni, 200 trilioni di dollari di valuta virtuale, con una ricchezza, il PIL del mondo, di 70 trilioni. Siamo seduti su una bolla immensa che sta per esplodere adesso, altro che 2008. Io ci sono andato nelle banche, sono andato a parlare con Profumo al Monte dei Paschi, ci sono andato a parlare con uno che in una società normale non sarebbe neanche dovuto stare lì. Sono andato a parlare con uno che è uscito dall'Unicredit con 13 miliardi di deficit, l'Unicredit, e lui se n'è andato via con 40 milioni di euro di bonus. Sono andato a dirglielo sulla faccia che queste cose, se andiamo a governare noi, finiranno in 30 secondi. Perché una banca deve tornare a essere una banca. Io voglio una banca di Stato in cui mettere i soldi per aiutare le piccole e medie imprese. A un tasso concordato, l'abbiamo fatto con i nostri soldi. Con i nostri soldi si sono dimezzati lo stipendio, messi in un conto che fanno a garanzia dei prestiti alle piccole imprese davanti alle banche. L'abbiamo fatto con i nostri soldi. Le banche, 147 banche lassù, in cima alla piramide, che controllano 13.000 grosse multinazionali, le quali sono intrecciate a 43.000 multinazionali di tutto il mondo. L'1% controlla il 45% di tutte le multinazionali, questo 1% sono le banche. Se vai a vedere nella BCE, dentro c'è la Bundesbank, se vai dentro la Bundesbank, dentro c'è la BCE. Sono intrecciate tra loro. Tutti gli ultimi ministri che abbiamo avuto provenivano dalla JP Morgan. Ci stanno disintegrando. Noi vogliamo andare in Europa per dire che questa situazione è finita, non patteggiare o non patteggiare. Noi non accetteremo le cose che hanno firmato. Luglio 2011, Festival dell'Unità, Gargamella intervistato da Floris. Gargamella dice: il fiscal compact non lo firmeremo mai, siamo mica matti, non lo firmeremo mai, perché darci in mano agli usurai non lo faremo mai. 3 mesi dopo tutto il PD all'unanimità firma il fiscal compact. È gente che mente sapendo di mentire, è la peste rossa, non sono la cura, sono la malattia. Poi, aspetta che ce ne ho ancora due o tre. Aspetta che ne ho due o tre. Andiamo lì, grazie. Lì è bollente, te la sei messa in mezzo alle gambe. C'è anche un sapore stranissimo. Allora, questo, andiamo lì, al fiscal compact, significa, non ve lo sto a spiegare, comunque dobbiamo, secondo quello che hanno firmato, dobbiamo prendere il nostro debito, dimezzandolo in vent'anni, dobbiamo risparmiare, tagliare 55 miliardi all'anno per 20 anni, ogni anno. Voi capite, è già partito, sono già qua i fondi sovrani, gli hedge fund, i derivati, sono già qua i fondi anglo-americani, che vengono qua, sono già entrati in decine di banche, sono già dentro Finmeccanica, sono già dentro Telecom, ci stanno portando via tutto. Ho parlato con un insegnante, mi ha detto: noi siamo preoccupati per la cultura sparirà in questo paese, la dovranno gestire delle multinazionali a 2000 chilometri, ci sono, sai, i ragionieri europei sotto la galleria degli Uffizi che stanno facendo gli inventari su cosa prendere, di cosa portare e su come gestire. Stanno già andando a Pompei a vedere come realizzare utili a Pompei.
stanno già prendendosi 250 università nostre, tra le più prestigiose del mondo, perché non è vero che siano delle cagate le nostre. Abbiamo dei politecnici che facciamo il culo così agli americani. Se li stanno prendendo gli americani. Chiuderanno gli asili nido, non potranno più esserci asili nido se non a pagamento, i ticket per gli handicappati, stanno provvedendo, si prenderanno la Finmeccanica, si prenderanno l'acqua, il gas, la luce. Io ho fatto uno spettacolo a Genova su una piazza dove c'è sotto un posteggio, è la più bella piazza di Genova, e sopra c'è l'Arco del Trionfo, hanno fatto un posteggio anche lì e l'hanno dato in gestione a una SPA americana per 100 anni. 100 anni, una piazza degli italiani per 100 anni agli americani. Vaffanculo, noi non ci stiamo per queste cose qua. Noi andremo lì a dire basta, è finita, cari signori, il populismo viene lì e vi rosica il culo da sotto. E ve lo rosichiamo il culo da sotto. Basta commissioni, basta multinazionali. Andremo lì a rivedere i nostri parametri, il 3% in bilancio. Noi siamo falliti nel 2011, falliti, 1.900 miliardi di debito, metà in mano alle banche straniere, arrivamo noi, ci portavamo via l'Europa. Allora mandano un curatore fallimentare, Monti, che viene qua e ci dà una strizzata alle palle perché loro devono rientrare dei loro crediti. Poi mandano Letta, ci strizza le palle a lui perché loro devono rientrare, avevano 900 miliardi dei nostri bot che non valevano più un cazzo, vogliono rientrare. E adesso, dal 2011 adesso, dove sono? Dov'è là? Sono i tedeschi, arrivano i tedeschi! Questo è per il TG3, aprirà così, grillo nazista. Lo faccio per il TG3. Poi, se volete, posso anche scorreggiare per il TG5. Bene. Allora, noi vogliamo andare là e dire i finanziamenti devono arrivare qua e rimanere qua e andare alla nostra agricoltura, alla nostra pesca, al nostro allevamento, alla nostra agricoltura chilometri zero, deve rimanere qua e a finanziare il Made in Italy. Noi lo proteggeremo, quello vero, quello finto sarà finita di prenderci per il culo. Noi siamo grandissimi esportatori, noi abbiamo il 70% del nostro cibo e il 30% lo dobbiamo importare. È assurdo che noi importiamo le patate dalla Westfalia, l'aglio dalla Cina, il basilico dalla Thailandia e i cazzi dalle cose. Bene, basta, vuoi le arance tunisine al posto delle arance siciliane? Ti metto l'IVA al 25%, vuoi invece spremerti le siciliane? L'IVA al 2%, rimetteremo i nostri dazi, proteggeremo i nostri prodotti, proteggeremo il nostro parmigiano, non il parmigian. Proteggeremo i nostri prodotti, noi siamo il secondo produttore. Siamo il secondo produttore al mondo di olio d'oliva, facciamo l'olio d'oliva più buono del mondo. Abbiamo aperto i mercati cinesi, abbiamo aperto il nostro olio d'oliva, non riescono neanche a berlo. Sono 1.300 milioni di persone che scoprono l'olio, pensa a te, fattura più della cocaina, non lo bevono neanche i cinesi, non lo bevono, se lo spalmano addosso, in senso, perché è qualcosa di sacro l'olio. Bene, siamo il secondo produttore del mondo e siamo il primo importatore di olio di merda del mondo. Tagliamo il nostro con l'olio portoghese, l'olio spagnolo, lo tagliamo, facciamo Made in Italy e lo esportiamo, olio di merda. Queste cose devono finire, come deve finire questo scappare delle nostre aziende. Lo faremo finire in modo democratico. Noi abbiamo già fatto una legge che e delocalizza la produzione e negli ultimi 6 anni ha preso dei soldi pubblici, li ridà indietro, poi delocalizza se vuole. Poi andremo a dire, ci sono andato 2 volte lì, che cosa significa essere europei? Io non lo so, ci sono andato 2 volte, migliaia di persone che girano con cartellini, 28 lingue, che cosa vuol dire essere europei? Nelle ultime votazioni su 335 milioni di aventi diritto al voto, 220 milioni non sono andati a votare. 220! Il Parlamento non c'è, non serve. Ci sono le commissioni in mano alle multinazionali, fine. E funzionano le multinazionali, quelle estere. Nelle prime 100 multinazionali del mondo non ce n'è più una italiana. Signori, non ce n'è più una italiana. Sono quasi tutte americane,
giapponesi, russe e cinesi. Siamo scomparsi. E sono quasi tutte aziende di telecomunicazione. Noi il futuro ce lo siamo svenduti, da tre banchieri di notte abbiamo svenduto agli spagnoli la Telecom, abbiamo svenduto le nostre aziende e lo continuiamo a fare. Noi andiamo là a dire che queste cose saranno finite, andiamo là a dire abbiamo un debito, bene, l'Europa non deve diventare un'unione di banche, ma deve diventare una comunità di cittadini. Se abbiamo un debito, ce lo spalmiamo tutti insieme come una bella e onesta comunità. E andremo magari insieme alla Spagna, al Portogallo, alla Francia, alla Grecia. Andremo con queste persone. Avremo dei programmi comuni e andremo là a dire le nostre ragioni. Non ci stiamo lì con questi cazzo di tedeschi che arrivano lì e dettano la loro economia nel mondo. Basta, basta. Noi andiamo lì a cambiare le cose. Se non accetteranno queste cose, proporremo un referendum e i cittadini decideranno se essere dentro o no all'euro, che non è uscire dall'Europa. Non è uscire. Nove nazioni europee sono dentro l'Europa ma fuori dall'euro. Sono due cose diverse. E queste nove nazioni non ce n'è una a rischio default. Ci sarà una ragione? Allora noi chiederemo al popolo italiano di dire stiamo dentro o siamo fuori. È un diritto di sovranità popolare, non di quattro sfigati messi lì in Parlamento che decidono per noi. Basta, è finita. Manderemo persone preparate, manderemo persone preparatissime che parlano le lingue. Ci sono ragazzi fenomenali. Ieri ce n'era una a Reggio Emilia che ha detto, lo devo dire, mi diceva, lo devo dire che so sei lingue. Non dire un cazzo, ma stai scherzando? Ma vergognati. Se avessi sei avvisi di garanzia, sì, dovresti dirlo. Sei lingue, quattro lingue, gente che ha vissuto all'estero. Questa gente che è tornata qua vuole andare lì per liberare l'Italia, che è una meraviglia, ma stiamo scherzando. Quindi il 25 di maggio è il voto più politico che potete dare, è il voto più politico che potete dare, il 25 di maggio, o noi o loro, noi o loro. E io so come andrà a finire, ne rimarrà uno, noi. E questi sono lanci un po' così. Venite avanti. Chi c'è?